Benvenuti a tutti quanti a questo webinar Yule sulla scienza e il fitness e i miti della scienza nel fitness. Oggi sono in compagnia dei colleghi Giuseppe Coratella, Massimiliano Mazzilli e Stefano Zambelli. Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Buonasera, Grazie. buonasera a tutti. Beh. Bene, allora introduco brevemente di che cosa parleremo questa sera e è una presentazione del libro I 50 miti del fitness che è a opera dei nostri tre ospiti che hanno portato avanti un progetto editoriale unico nel suo genere al momento, ovvero praticamente ci hanno dato indicazioni su quelli che sono i miti nel mondo del fitness, nel mondo dell'allenamento. Con i sovraccarichi in palestra e non con tante altre aggiunte veramente veramente interessanti. Passo a presentarvi i colleghi. Inizio con Giuseppe Coratella, che è ricercatore all'Università di Milano, e lascio per un momento la parola a lui che ci presenta gli altri colleghi. Prego, Giuseppe. Ok, allora intanto grazie all'università per averci ospitato, grazie a Luca Russo per essere con noi in questo evento. Io sono Giuseppe Coratella, ho un dottorato di ricerca e lavoro all'Università degli Studi di Milano, sono il responsabile del corso di teoria e metodologia dell'allenamento e essenzialmente mi occupo di forza, sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della didattica. Non nasco accademico, io ho praticato anche a un altro mestiere importante, la mia vita è importante perché ho lavorato come personal trainer per 9 anni e poi frequento il mondo della palestra, oggi sono stato in palestra prima di venire qua, da ormai 24 anni. Ciò detto, io non sono solo, perciò oggi siamo in tre. Prima ancora di cominciare a parlare del libro, lascio la parola a Stefano. Che poi può presentarsi e dopo Massimiliano. Buonasera a tutti, grazie a Luca ancora per l'invito che finalmente lo conoscevo di nome, adesso l'ho conosciuto anche se online personalmente, è un piacere. Allora io sono Stefano Zambelli, principalmente da un po' di anni ho la cattedra contratto in fitness e wellness alle Campo University, all'Università Online e alla laurea magistrale, ma nella mia vita ho fatto soprattutto negli ultimi 30 anni il formatore in corsi di applicazione pratica. Cosa vuol dire questo? Ho lavorato per alcuni enti molto grossi che facevano corsi di specializzazione nel personal training. E si vede che sono il più vintage di tutti, avendo qualche annetto in Esperto, più. esperto direi, Stefano, Esperto, esperto. esperto. E io nei corsi, diciamo negli anni un pochino d'oro, dove si è fatto il passaggio dalla palestra generalista alla professione del personal trainer, ho visto passare nei miei corsi qualcosa di contato, tesserati, quasi 35.000 personal trainer, lungo le Alpi e le piramidi, quindi dalle Alpi fino al canale di Sicilia. E nel 1997, una cosa che ho fatto, perché spiegavo questo nei corsi di formazione? Perché a Bergamo, si sente dalla provincia, nel 97-98 ho aperto uno dei primi centri di allenamento individuale d'Italia, quando ancora non era la moda, non si usava, c'erano le palestre open, eccetera, eccetera. E poi diremo altro, passo la parola a Massimiliano, che è il più giovane dei collegati. Esatto, siamo agli opposti. Giuseppe è una via di mezzo, cioè Giuseppe è una via di mezzo, esatto, c'è Stefano che è quello con più esperienza, come dice correttamente Luca, e poi ci sono io. Mi presento molto rapidamente, mi chiamo Massimiliano Mazzilli, lavoro ormai da diversi anni in eCampus, occupandomi di quella che è la didattica esercitativa per il corso di laurea magistrale in scienze motorie, e sono formatore nell'ambito della composizione corporea, con il team di ricerca e sviluppo di Akern, e quindi mi occupo della traduzione, potremmo dire così, in schede d'allenamento partendo da dati di composizione corporea. Sono molto felice di questo invito perché Luca lo conosco, ci conosciamo ormai da diverso tempo, quindi 2014-2015, quando io avevo 22 anni e mi avevo coinvolto nella stesura del mio primo libro, e mi ricordo che Luca, una volta che le avevo mandato un capitolo, mi ha richiamato cazziandomi, non so se si può dire,
perché avevo sbagliato la modalità di inserimento della bibliografia, quindi ecco, vero. È stato il primo che mi ha insegnato a scrivere correttamente la bibliografia al termine dei capitoli. E quindi, tra virgolette, non ci siamo mai persi, magari non abbiamo mai collaborato in maniera stretta negli ultimi anni, però non ci siamo mai persi, ci siamo sempre voluti, ecco, un gran bene, seppur distanti. Assolutamente, assolutamente, è vero, è così, è così. Infatti oggi mi fa estremo piacere riavervi tutti e tre ospiti qui presso l'Università Telematica e gli Studi IUL per questo tipo di webinar che, insomma, rientra assolutamente all'interno di quello che è il nostro corso di laurea di Scienze Motorie di L22 in Scienze Motorie, Pratiche e Gestione delle Attività Sportive. Quindi veramente grazie, grazie, grazie per la vostra presenza. E il libro 50 miti del fitness, diciamo, lo raccontavamo prima, diciamo l'ho visto nascere, ho seguito un pochino a distanza tutte le varie fasi, grazie proprio a Massimiliano ho avuto la possibilità di essere coinvolto e poi dopodiché anche attraverso la guida, diciamola in questa maniera, di Giuseppe siamo arrivati poi a chiudere la discussione del libro. Io il libro ho avuto il piacere innanzitutto di riceverlo, ho contribuito a scrivere due note, mettiamola così, assolutamente in maniera molto semplice, però ho avuto soprattutto il piacere di leggerlo e quindi di conseguenza ho avuto la possibilità di vedere come questo libro è diverso dagli altri. Quindi nel webinar di oggi vorrei farvi delle domande su alcune parti che io ho trovato nel libro, quindi io vi faccio la domanda, poi insomma, decidete voi tre chi di voi vuole rispondere alla domanda e magari ecco ve le dividete. E la cosa singolare, la cosa interessante di come sono stati trattati i miti i miti del fitness e quindi di come è stato utilizzato un approccio scientifico per tradurre poi l'allenamento in senso pratico, la cosa interessante di tutto questo libro è la semplicità con la quale vengono trattati alcuni aspetti, ma semplicità non significa assolutamente banalizzare un concetto. Così, tanto per fare degli esempi, sappiamo tutti quanti, anche se tuttora ancora spesso si vede qualche avventore che va a correre qualche way, sappiamo tutti quanti che sudare non equivale a dimagrire, però questa cosa che è banale l'avete motivata attraverso la letteratura scientifica e portando per l'appunto la scienza all'interno dell'allenamento del fitness. Quindi questo è un grande lavoro. Io penso che rendere semplici le cose che sono già a volte, come si dire, date per scontato, penso che sia un grande lavoro, quindi veramente, veramente complimenti. Io tra i vari punti che ho letto, sinceramente, sono rimasto un po' colpito da alcuni aspetti che tra l'altro trattano un pochino, sono molto vicini a quelle che sono le estrazioni, no, mie da un punto di vista sia di studio che di applicazioni pratiche. E vorrei partire da quello che è il concetto che avete riportato nel libro, che spesso però si sente parlare in palestra, l'aspetto posturale, cioè l'idea della che la postura corretta non esiste. Ecco, chi è, perché questo è un mito e come questa cosa può essere spiegata dal punto di vista scientifico applicato al fitness? Allora, provo a dare io, poi gli altri possono intervenire in qualsiasi momento. Allora, l'idea di postura in sé è qualcosa che è stata probabilmente molto inflazionata in questi ultimi anni. Ma quello che conta è proprio l'idea di postura. Cioè qualcosa che possa in qualche modo dare una definizione di postura stessa. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto noi è stato quello di comprendere e spiegare cosa si intenda per postura, perché l'idea è molto probabilmente più complessa di quanto possa apparire. Ora, la parola chiave che nella definizione di postura appare è la parola temporanea. La parola chiave temporanea praticamente mescola tutto, spariglia tutte le carte, perché se compa quando compare la parola temporanea è ovvio che noi dobbiamo riferirci in quel momento, a quel momento. Dobbiamo riferirci a ciò che sta accadendo al nostro corpo in quel momento. E allora, quando noi diciamo che
quello, una persona ha una determinata postura che può essere corretta o scorretta, ancora prima di valutare corretta o scorretta, dobbiamo però essere consci che il concetto di postura è relativo a ciò che abbiamo visto in quell'istante, perché l'istante dopo cambia. E allora, l'idea di postura va un attimino rivista, cioè noi non diciamo che la postura non esista, noi diciamo, guardate, quando c'è l'idea di postura è un qualcosa che è relativo a quell'istante e a quel contesto in cui la si sta valutando. Che possa essere un contesto statico, che possa essere un contesto dinamico, è comunque qualcosa momentaneo. Cioè, per esempio, la postura quando si è seduti, io non posso valutare, non dovrei valutare la postura da seduto nell'arco di 7 ore, perché questa cambia istante per istante potenzialmente. È ovvio che da seduti ci sarà un determinato schema posturale, passiamoci il termine, no? Uno schema posturale che probabilmente Uno schema rimarrà di costante. posizionamento, potremmo Sì, dire, uno no? schema di posizionamento che rimarrà costante nel tempo. Ma le varie sfaccettature fanno sì, e soprattutto i vari gradi di libertà della colonna vertebrale, fanno sì che questa postura di fatto sia in continuo modificarsi. E questo perché? Perché questo? Perché noi il concetto di postura l'abbiamo legata a tanti aspetti. E alcuni di questi fanno parecchio male a sentirli, perché poi, diciamo, fanno parecchio rumore quando poi noi parliamo di questo. Per esempio, il concetto di postura legato a una schiena potenzialmente debole, cioè al concetto di dover raggiungere posizioni strane quando facciamo gesti quotidiani. Per esempio, il consiglio che si sente, credo, dagli albori dell'evoluzione bipodalica dell'uomo è che quando bisogna sollevare un carico, O raccogliere la famosa penna che raccogliere cade a la terra. penna, lo devi fare a mo' di squat, cioè piegando gli arti inferiori. Non sia mai ti fretti il tronco in avanti, giusto? Chi non ha sentito questo consiglio qua? Questo consiglio, se fosse vero, sta partendo da un presupposto di debolezza della colonna, sia nelle strutture attive, i muscoli, sia nelle strutture passive, cioè i dischi, i legamenti, per esempio. E questo concetto è assolutamente fasullo. Cioè, c'è uno studio, anzi, in realtà più di uno che noi abbiamo riportato, e vi abbiamo riportato le capacità dei vari tratti della colonna vertebrale, anche vertebra per vertebra, la capacità massima di sopportazione del carico. In qualche caso si raggiunge i 1.000 kg a vertebra, non per l'intera colonna vertebrale. Allora, voi capite che raccogliere una penna da terra come se fosse a mo' di squat, non sia mai perché se dovessi flettermi in avanti mi faccio male, è un concetto inesistente. Inesistente, cioè è un'attenzione inesistente che non serve a nulla perché non c'è questo rischio in persone normali, ma non ci sarà neanche in persone, a meno che queste persone non siano fortemente debilitate, ma già stare in piedi dovrebbe essere un problema per queste persone. Ma in persone normali, come quelle che troviamo per strada, che camminano normalmente, cioè Quelli che vengono in palestra, che a fanno quelle che fitness, vengono in per palestra, l'appunto. o non, il problema non sussisterà mai. Eppure viene percepito come tale e viene diffuso come tale. E questo è chiaramente un aspetto fasullo dell'idea di postura. Ci sono anche altri aspetti che abbiamo legato alla postura e alla colonna vertebrale, per esempio l'idea di postura corretta o scorretta. È l'idea che la postura, chiamiamola scorretta, possa in qualche modo portare dirette conseguenze, occhio a quello che sto dicendo, dirette conseguenze. Di natura dolorifica. Ora, già il concetto stesso di corretto e scorretto abbiamo capito che è difficilino da prendere per buono, ma poi c'è un'altra questione. Siamo andati a vedere quegli studi, perché ne abbiamo trovati un po',
che sia per quanto riguarda il tratto cervicale, sia per quanto riguarda il tratto lombare, hanno in qualche modo provato a valutare l'idea di postura e i dolori che eventualmente le persone percepivano. Morale della favola, non c'è granché. Anzi, ci sono delle posizioni, ci sono una delle frasi più forti, e ci fa piacere perché uno dei nostri collaboratori, quando ha letto la parte finale diciamo, il capitolo in questione nella maniera finale, ha detto questa frase, quello che sto per dire, non l'ha detto a me, l'ha detta Stefano, questa frase che sto per dire vale già tutto il libro. E la frase in questione è stata che la postura, anche mantenere una eventuale postura corretta, eventuale perché corretta presuppone un scorretta, per tanto tempo fa male, inteso che provoca dolore. E questa è una idea totalmente folle, cioè un'idea totalmente fuori dagli schemi, ma corretta, perché quello che conta, che abbiamo mostrato, che conta molto di più dell'idea di postura è l'idea di movimento, l'idea di sedentarietà. Quindi c'è molto di più nell'idea di sedentarietà o di movimento rispetto a postura corretta, scorretta. Questo è, come dire, un'idea fondamentale che si sente nel fitness, che si sente nello sport, nell'allenamento, ma neanche nella vita quotidiana. Cioè, noi non diciamo, guardate ragazzi, se vi mettete così dritti, chiusi, scusate, chiusi col telefono qua, oppure flessi in avanti, noi non diciamo che questo faccia bene. Non stiamo invitando a mantenere questa posizione nel tempo. Semplicemente stiamo dicendo, guardate che anche qualora doveste mantenerla per chissà quanto tempo perché poi non la manterrete mai per così tanto tempo, ma anche qualora fosse, muovendovi, gli effetti di questa cosa tendono a scomparire. Quindi è più importante il concetto di sedentarietà barra movimento rispetto a postura corretta o scorretta. Questo volevo dire. Assolutamente, assolutamente. E poi, tra l'altro, è un punto di vista. Voglio sottolineare un aspetto importante su di quello che hai detto, che è un aspetto legato alle scienze motorie, cioè il punto di vista che portate è un punto di vista fortemente scienze motorie oriented, cioè non si sta negando le interazioni posturali degli occhi, della bocca, delle orecchie, cioè, no, 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 assolutamente. Si sta semplicemente tenendo in considerazione e dando. Uso questa parola dignità a quello che poi è il ruolo del laureato in scienze motorie nella gestione di una determinata tipologia di organizzazione posturale, togliendo ovviamente le parole corretta e scorretta. Un'altra cosa che mi ha fortemente colpito, anche se diciamo ormai è da qualche anno che girano queste informazioni, almeno sul web o nelle scienze motorie, diciamo, cioè, in tante persone abbiamo stappato finalmente una bottiglia quando abbiamo letto di questa informazione, ma nell'ambito pratico ancora spesso se ne parla, è legato a quello che, sempre alla colonna vertebrale, un'altra parte legata alla colonna vertebrale, avete parlato nel vostro libro anche del mito della scoliosi e del nuoto. Carina molto l'idea del Quasimodo in piscina, quella mi è piaciuta tantissimo anche perché sono un amante di Notre Dame de Paris, quindi immaginare Quasimodo in piscina era veramente buffo. Dico solo un aneddoto e poi lascio la Vai. parola agli altri due, a Stefano e Massimiliano. Dico solo un aneddoto su questo. Allora, è stato praticamente l'ultimo mito a essere selezionato nella lista. Ah, bene. Perché nel 2000, era estate 2021 e io non ero convinto che questo fosse a tutt'oggi un mito, no? Cioè, io pensavo che nel 2021 non ci fosse bisogno di questa roba qua. E Perché Massimiliano tu sei invece. ottimista di base. Perché io sì, non sono sempre ottimista, ma chissà per quale motivo ho avuto fede nel genere umano, cosa che non ripeterò mai più. Allora, in ogni caso, Stefano mi disse Massimiliano, Massimiliano invece dicevo: no, no, mettiamolo, mettiamolo, mettiamolo. Vabbè. Allora, senza saperne leggere né scrivere, ho contattato una chirurga ortopedica che è specialista in chirurgia vertebrale. E gli ho chiesto, ma secondo te questa storia del nuoto, della piscina, della piscina per la scoliosi si sente ancora? E lei, che vi ricordo essere chirurgo ortopedico,
Specialista in chirurgia vertebrale, cioè questa praticamente apre la colonna, gioca Tetris, ci rimette tutto a posto e chiude. E io ho detto: no, sì, si sente ancora, adesso i medici lo consigliano. Sono rimasto veramente allibito dalla situazione e tenete presente che questa dottoressa specialista è coautrice del capitolo. Lascio l'idea invece alla parola a Stefano Simigliano perché erano stati loro a insistere su questo. Bene, allora, visto che ne avete insistito, Stefano, immagino. Volevo stoicizzare questi due miti, sia la schiena Vai. fragile che il nuoto in piscina. Perché stoicizzare? Perché l'idea primaria, primogenia di questo libro è stata mia, no? Massimiliano lo sa perché, come tutti noi di questo ambito, pandemia, da tre lavori, quattro lavori, due lavori, a casa chiuso. A casa chiusi. Tiriamo fuori dei vecchi progetti e io avevo una cartella dimostrata con delle fotografie datata 2000 che si intitolava Cosa fare e non fare in palestra? Miti e contromiti per il personal trainer. E io negli anni, frequentando migliaia di personal trainer, lavorando in palestra, aprendo, chiudendo palestre, li avevo raccolti. La schiena fragile. Io che ho attraversato 30 anni. La regola 30 anni fa era tutto in retroversione, camminare in retroversione, sollevare in retroversione, appoggiati alla parete, fai aderire le vertebre che ti spezzi subito. Dopo 30 anni tutto con la lordosi, mantieni la lordosi, mantieni di qua, mantieni di là. Il nuoto è un pochino anche questo, perché il sottoscritto che insegna da 25 anni alla scuola media si vede arrivare tranquillamente un giorno sì, un giorno anche i genitori. Il mio figliolo nasce stortino, lo mando in piscina. Quando io magari gli faccio sollevare il pesetto, gli faccio fare qualcosa d'altro, mi resta piccolo, si storta ancora di più. Allora, nell'elenco dei 70-80 miti che avevo ipotizzato, che poi ho sottoposto a Massimiliano, poi abbiamo coinvolto Giuseppe, questo era un mito che è vero, Giuseppe non gli diceva niente, Massimiliano non l'aveva mai sentito. O lavorando in piscina qualche volta, mentre io me lo sento dire quotidianamente da 30 anni, nonostante la bibliografia, nonostante le cose sdoganate tra addetti ai lavori e allenatori, è un default continuo. Perché poi il libro è fatto di quattro sezioni. Una è, diciamo, nazional popolare, corpo umano. Se fai pesi resti piccolo, andare in Non mi piscina. bruciare le domande, però. Se vai in piscina ti raddrizzi se sei tutto storto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono altre sezioni dove appartengono. Ma questa idea di selezionare i miti, confrontandoci molto, poi il grosso lavoro di Massimiliano e Giuseppe nel tipo di stesura scientifico-goliardica, passami il termine, nel tipo di ricerca bibliografica, perché alcuni miti li abbiamo scartati perché esistono solo dentro le palestre. Non c'era bibliografia scientifica. Quindi di cosa parliamo? Erano due righe, non esiste niente, fate come vi pare, no? Quindi questo è stato un po'. No, ma infatti è interessante, giusto, questa storicizzazione, perché evidenzi un aspetto importante. Nella pratica quotidiana questo si sente. Ma quindi perché è un mito? Cioè perché non funziona il nuoto sulla scoliosi? In generale, perché quello che manca, la faccio molto semplice in piscina, è un punto fermo per far lavorare i muscoli posturali. Manca la gravità, manca un punto fermo, manca qualcosa che permetta di far lavorare, tra virgolette, raddrizzando qualcos'altro. Attenzione, siamo molto chiari, nessuno sconsiglia il nuoto. Il fiato, la coordinazione, la mobilità, tutti devono imparare a nuotare. Ma sistemare un possibile difetto di accrescimento posturale è una cosa che non compete al nuoto, tanto che col chirurgo vertebrale e con la bibliografia ci sono, aiutatemi, credo, sette metodiche, giusto? Sette, che sono protocollate e bibliografate, noi le riassumiamo brevemente, per il trattamento delle scoliosi, ok? E in nessuna di queste compare il nuoto. In nessuna. E quindi lì abbiamo tirato la somma dicendo che poi dovete sapere che poi nei tanti miti a volte appaiono dei sottomiti. In questo capitolo appare che addirittura
sport ritenuti asimmetrici, praticati con la giusta intensità, col giusto recupero, sono molto più, il tennis, sono molto più impattanti positivamente che il nuoto stesso sulle deformità vertebrali, chiamiamolo così, della crescita. Che anche quello è un mito nel mito, insomma. Anche quello è un mito nel mito. Io quando mi occupavo e quando facevo la professione, di solito a questo mito che il genitore poneva, rispondevo: guardi, io ho giocato a pallacanestro per una vita, sono rimasto basso. Quindi non è vero che se fai un determinato sport cresci o ti allunghi o cose del genere. Vedevo Giuseppe che alzava la mano, prego. C'è anche quello. Ma quello che volevo dire è che quando c'erano, tempo fa ma anche adesso, la paura degli sport monolaterali, asimmetrici, chiamiamoli così, era talmente tanta che la gente diceva: no, che okay, ma poi mi alleno, faccio esercizio compensativo per l'altro diciamo, emisoma, perché proprio c'era l'idea di che venisse a mancare un pezzo. Quindi ecco, solo per dire che probabilmente anche questo sì, c'era anche questa cosa che ovviamente sì, esatto, il sottomito che ovviamente non essendo ripetuto in intensità, quantità e con tutti i parametri del carico dell'altra parte, ovviamente non aveva alcun tipo di logica. Ma visto che stiamo parlando, abbiamo parlato abbastanza di schiena, passiamo alla parte di davanti. C'è un altro mito stupendo sull'allenamento che questo io me lo ricordo da quando nel 2008 magari mi trovavo a fare le mie prime formazioni nell'insegnare l'utilizzo dei sovraccarichi. Quello che erroneamente, questo non è un mito, questo è proprio una bestemmia, che erroneamente si chiama biomeccanica dei sovraccarichi, che non c'entra assolutamente nulla. Nell'insegnare a usare i sovraccarichi facevo questi corsi e c'era la solita domanda, arrivato al momento dell'insegnamento dell'esercizio che si chiama pullover, era la solita domanda del tizio: ma è vero che questo serve, mi hanno detto che serve per allargare il torace, che sapeva di qualche cosa di un po' pulp, un po' cruento, un po' pericoloso. Ora, chi è che ci dà delucidazioni sull'allargamento o meno del torace attraverso l'esercizio del pullover? Ok, allora questo qui è un mito molto simpatico, perché nell'introduzione c'è un uomo che tira fuori il maglione dalla lavatrice, lo indossa e vede che questo maglione diventa stretto, no? E quindi le opzioni sono due: o il lavaggio è sbagliato, ma è certo di aver effettuato il lavaggio corretto, oppure il pullover effettivamente funziona, no? Ok, sì. Quindi l'introduzione è molto, molto chiara. Come si chiama il capitolo? Adesso vi... Esercizio o maglione, mi pare. Esercizio o maglione, esatto. Sì. Esercizio o maglione, mi ha colpito, esatto. Il titolo, mi ha colpito. Esercizio o maglione, eccolo lì. Eccolo. E quindi qui abbiamo fatto un ragionamento, da un certo punto di vista, molto semplice, ma come sempre abbastanza approfondito. Quindi la prima cosa che abbiamo escluso è: dato che le ossa sono un numero praticamente finito, orientativamente sono 206 nell'adulto, e una volta che la crescita è terminata, no? Perché noi sappiamo che il bambino ha una crescita delle ossa sia in lunghezza che in spessore, in diametro osseo. E questo è del tutto vero. E poi magari non ti brucio la domanda. Massimiano, consentimi, quindi allora se vanno in spessore poi parliamo delle ossa grosse. Esatto. Ok, perfetto. Dicono due miti. Sono solo femminili quelle. Ok. Quando abbiamo coinvolto Giuseppe, lui non voleva mettere né questa né quella del metabolismo lento. Perché diciamo, voi mi vedete così, ma ho l'ossatura grossa, poi dopo la raccontiamo anche questa. Okay. Abbiamo fatto dei calcoli tra di me e lui, che praticamente l'altezza non è tanto differente, forse 2, 3, 4 centimetri. Il peso così ad occhio. Il peso ad occhio, il peso e i capelli, diciamo. Sono il peso un pochettino. Il peso e i capelli, gli occhiali sono simili anche. E quindi dicevo, abbiamo fatto prima un ragionamento molto semplice, ma comunque approfondito dal punto di vista scientifico. Cioè, non può esistere nessuno stimolo, che possa essere di nutrizione, di supplementazione o di allenamento, restando nel campo delle scienze motorie, che possa addizionare osso al nostro sistema scheletrico, che è già bello, che è sviluppato, che è maturo. Quindi questa è la prima immagine che noi dobbiamo avere, perché qualora la gabbia toracica dovesse effettivamente allargarsi, significa che la clavicola quindi aumenta di qualche centimetro, che le coste
aumentano di qualche centimetro, che lo sterno anche diventa più lungo per contenere al meglio le coste, quindi questa è una cosa del tutto improbabile. Ma, nonostante ciò, abbiamo comunque sottolineato ancora una volta come il pullover resti un esercizio che è se è eseguito da una persona mobile, senza problematiche a livello articolare delle spalle, così come il lento dietro, a cui Giuseppe ci tiene molto, non è tanto un problema di esercizio, ma un problema di chi lo esegue. Quindi se arriva magari la signora Maria, è difficile che nella prima lezione le si faccia fare un pullover con un manubrio da 25 o da 30. Sarebbe da criminali, ok? È alla pari di chiamare biomeccanica degli esercizi, è lo stesso livello di criminalità. Infatti non abbiamo mai parlato di biomeccanica nel testo, non l'abbiamo mai nominata, proprio perché è un altro termine, è un altro termine molto abusato. E quindi, per rispondere alla domanda, non è possibile addizionare osso, soprattutto ad una persona che è già adulta, che già ha concluso il suo sviluppo dal punto di vista scheletrico, ma senza ombra di dubbio, se si hanno le capacità di poter eseguire questo esercizio, così come tanti altri esercizi ritenuti talvolta in maniera erronea pericoloso, offre sicuramente un'ottima attivazione a livello del grande pettorale e anche a livello del gran dorsale. Quindi sì, dal punto di vista della muscolazione e della forza, ma sicuramente il maglione, la taglia resterà quella. E poi... Quindi molto probabilmente il vostro amico ideale del libro aveva sbagliato il lavaggio, insomma. No, devo dire che la trattazione... Sì, dici Giuseppe, dici. Luca, volevo sottolineare, diciamo, anche la logica che c'è dietro, no? Perché noi siamo stati logici. Allora, ammettiamo che il pullover possa avere una qualsiasi influenza sulla gabbia toracica. Ammettiamo di farlo, dimenticarci di farlo. Che facciamo? La gabbia toracica non cresce più. Perché a questo punto, diciamo, noi parliamo per logica, no? E la cosiddetta dimostrazione per assurdo, no? Per assurdo. Ecco. E poi, secondo punto, la gabbia toracica è fatta in un modo tale da contenere gli organi interni e assicurarne stabilità meccanica, non biomeccanica, stabilità meccanica. Se non sia mai questa dovesse essere modificata da 2-6, da 10 di pullover, che cosa accade agli organi interni? Sballonzolano. Quindi questo non è proprio pensabile. Okay, esatto. Quindi sono tutte cose che, quando ci si mette un attimo la logica, quest'arma micidiale, dopodiché alcune cose si chiariscono con calma, ma vengono chiarite. Ecco, il pullover è un mito dell'era di Stefano, ancora prima che mia o di Massimiliano. Il pullover è un mito degli anni '80. Pensate, sì, ma continua, ti do subito la parola, Stefano. È un mito sicuramente degli anni '80 e lo condivido come tempistica, ma continua ancora spesso ad essere in questa idea. Purtroppo ci sono determinate tipologie di parole nel mondo delle scienze motorie, e quindi sono veramente contento oggi di parlare con voi di questo aspetto per gli studenti di scienze motorie. Ci sono parole nel mondo delle scienze motorie e del movimento che purtroppo ormai sono rimaste fortemente radicate e hanno paradossalmente sostituito l'utilizzo della parola corretta. Faccio un esempio su tutti: flessione e piegamento. Cioè quasi ti viene quasi il dubbio che tu stia insegnando correttamente la parola piegamento, perché tutto il mondo dice flessione quando non lo è. Quindi poi magari in Italia la confondiamo ancora di più, perché magari se si studia la letteratura scientifica si trova scritto sempre flexion, non si trova mai bending, e quindi sotto quel punto di vista magari succede qualche altra cosa. Ne approfitto perché c'è una domanda che a questo punto chiedo a Stefano di rispondere, perché Stefano Fedi in diretta ci chiede: potete descrivere brevemente l'esercizio del pullover? Perché giustamente viene la domanda, quindi Stefano lo puoi mimare? Guarda, uso un manubrio funzionale, nel senso che se lo usi corretto è funzionale e se lo usi male diventa non funzionale, come tutti gli altri attrezzi. Si tratta di impugnare un manubrio pesante con di sdraiarsi, immaginando di essere supini, esatto, supini su una panca, e di fare la completa flesso estensione della spalla con le braccia tese. E quello che volevo aggiungere prima, chiaramente i giovani ascoltatori non lo sanno, pensate che negli anni 80-90 nelle palestre tutte le aziende
producevano una e mettevano nelle palestre, allestivano le palestre con una panca dedicata per il pullover. Era una panca curva. O la curva, Immaginate esatto. quello che adesso si fa su una fitball, solo che essendo una panca, quindi supini su una fitball, la schiena si estendeva, si arrotondava sulla forma della fitball, quella lì era una panca stabile, dove tu quindi avevi come una mano che ti spingeva dietro quando andavi con il carico con la spalla in flessione. Quindi era un esercizio veramente, se non eri mobile, flessibile, mobile e forte, che poteva avere una traumaticità. Però cosa succedeva? Tu praticamente ti alzavi bloccato in estensione e in ispirazione e sembravi più grosso con la cassa toracica larga. Da lì il mito, anni 80. Poi Assolutamente. addirittura lo chiamavano pullover respiratorio per il riscaldamento. Prima di tutto, quattro torsioni col bastone e poi via di pullover. Esatto, Quindi una esatto. roba. È una roba infatti abbastanza antica, tra l'altro anche detto, Stefano, correggimi se sbaglio, tra i vari miti, le varie nomenclature, lo squat della parte superiore, anche detto così. Esattamente, era poi nella mitologia delle schede anni 80-90, stile California, Schwarzenegger. Questa cosa era perché devo fare, faccio petto e dorso insieme, non si conosceva l'attivazione, l'elettromiografia, faccio petto e dorso insieme con le braccia tese così non si stanca il bicipite e il tricipite e poi vado a fare la panca, vado a fare la sbarra, quindi una roba. Assolutamente. Nella loro eccentricità era anche un ragionamento non scorrettissimo, ma spiegato veramente male. Spiegato veramente male. Sì, esatto. Quello che vorrei sottolineare, infatti, e che ripeto, mi è piaciuto perché l'avete evidenziato, quello che vorrei sottolineare è questo. Nell'ambito delle scienze motorie non ci sono gravissimi errori. E a parte alcuni, come ripeto, biomeccanica, oppure come l'uso della tuta per sudare, che sono anche cose forse anche pericolose, no? Cioè, se vogliamo l'idea del keyway per sudare, queste sono cose pericolose, ma buona parte delle volte non ci sono gravissimi errori concettuali, sono proprio terminologici e scarsamente fondati e spiegati ancora peggio. Invece, la cosa interessante che siete riusciti a fare è proprio quello di far vedere attraverso la letteratura che se quella cosa viene presa sotto un certo punto di vista, ha una logica. Per esempio, quello che mi è piaciuto. Opla, è cascato il libro. Quello che mi è piaciuto tantissimo è l'idea della lattina piena, lattina vuota, cioè dell'isolamento. Esatto, del lavoro per la spalla, per il deltoide, dove parlate di isolamento. Ci spiegate un attimo che si usa tantissimo dire l'isolamento nell'allenamento fitness. Ci spiegate un attimo cosa si intende per isolamento e concetto lattina piena, lattina vuota? Allora, rispondo io a questa domanda Sul deltoide spalla non puoi non rispondere tu, perché Giuseppe. mi tocca, le spalle sono il mio gruppo preferito, il gruppo muscolare preferito. Allora, chiariamo un concetto base. Noi abbiamo fatto, per rispondere alla domanda isolare con muscolo, noi abbiamo fatto una premessa nel capitolo, abbiamo chiamato il capitolo zero, e l'abbiamo intitolato Le parole che non vi abbiamo detto, da un film di una parlositra tremenda degli anni 90 che si chiamava Le parole che non ti ho detto, in cui c'era Kevin Costner. Le parole che non ti ho detto, una serie di termini che hanno veramente poco senso, tra i quali isolare. Isolare perché ha poco senso? Perché il corpo umano ha più o meno ha varie diverse classificazioni, ma il numero di muscoli classificati è superiore ai 650, quindi a seconda delle classificazioni abbiamo più o meno 650 muscoli. E isolare uno di questi 650, lasciando a casa gli altri 649 o quanti sono, adesso è indifferente, è un concetto di impossibilità. No, non si può. Non si può. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto all'inizio del libro, in questo capitolo, è spiegare, tra le altre cose, che quando noi intendiamo isolare un muscolo, non lo stiamo facendo perché non lo possiamo fare. Questo perché un'azione qualsiasi, anche la più semplice, comporta una serie di muscoli che agiscono all'unisono, anche se pochi, ma mai singoli,
che in qualche modo rendono possibile l'azione. Stabilito questo, adesso andiamo alla la storia delle alzate laterali. Le alzate laterali, addio, chi mi segue sui social sa che io le alzate laterali le considero l'estrinsecazione della fantasia umana, cioè la gente fa di tutto tranne quello che dovrebbe fare. Allora, le alzate laterali in sostanza sono più o meno un'abduzione dell'ombra, questa in sostanza sono un esercizio che noi conosciamo, un'abduzione laterale dell'omero. E quello che si sente in palestra è: no, ma tu l'omero lo devi extrarotare, l'omero interrotare e l'omero tenere nero. Allora, intanto, visto che su internet gira anche questo, parentesi, noi come abbiamo fatto a selezionare i miti? Guardate, è stato facilissimo. Siamo andati nelle pagine di quelli bravi, hanno visto quello che dicevano e abbiamo fatto esattamente lo scanning di quello che dicevano, di quelli bravi bravi, però non quelli scarsi come noi. E allora, una delle cose che si sente in giro è: non ruota l'omero, ma ruota l'avambraccio. Allora, chiariamo. L'avambraccio può ruotare così come può ruotare anche l'omero. Cioè, se io mi mettessi in questa posizione qui, posso, ecco, mi metto in questa posizione qua, posso ruotare solo l'avambraccio, la prona supinazione del polso, dell'articolazione radionare, oppure posso intra o extra ruotare tutto l'omero, ok? Quindi noi parliamo di questo chiaramente, no? Noi intra o extra ruotiamo l'omero, non l'avambraccio, perché la pronosupinazione dell'articolazione radionare in questo istante ci interessa poco, però noi possiamo intra o extra ruotare l'omero. Ora, nelle alzate laterali l'idea di latina vuota e latina piena è semplificativa del fatto che alcuni dicono di dover fare le alzate laterali con un'intra rotazione dell'omero, non della pronosupinazione del polso. Mentre invece altri dicono no, tu dovete per forza extra rotare, latina piena in questo caso. Che cosa abbiamo fatto? Beh, casualmente, l'anno scorso, due anni fa, io ho pubblicato uno studio in cui si mostrava l'attivazione muscolare dei vari capi del deltoide e abbiamo cercato di investigare cosa cambiava a seconda dell'utilizzo di una o dell'altra posizione, nonché della posizione neutra. Allora, intanto il termine isolare non esiste, perché ribadisco che l'idea è più che isolare è spostare l'attivazione verso, ok? Che non vuol dire che gli altri muscoli non tutto un tratto vengano silenziati, vuol dire semplicemente che magari l'equilibrio muscolare viene in qualche modo modificato. E allora l'idea che si ha nell'intrarotazione dell'omero è un aumentare il livello di attivazione del deltoide posteriore, laddove l'idea di attivazione, l'idea dell'extra rotazione dell'omero è l'aumento dell'attivazione del deltoide anteriore, fermo restando che tutti e tre i capi del deltoide agiscono sempre in modo molto elevato, perché ovviamente le alzate laterali hanno come muscolo bersaglio casualmente il deltoide. Però, siccome la fantasia umana nelle alzate laterali si manifesta, come ho scritto in un post, manco a livello di Sharknado, non so se l'avete visto, è un film bestiale, in cui c'è un uragano e questo uragano fa piovere gli squali nelle città, tanto è forte le onde che piovono gli squali in città, fantastico, una delle cose più bestiali che abbia mai visto. Però le alzate laterali vanno oltre, e allora ovviamente le alzate laterali non hanno solo quello di mito, per esempio. Sempre quelli bravi raccontano che dopo le alzate laterali non si possono fare oltre i 90 gradi, perché dopo i 90 gradi agisce il trapezio. Cioè, le alzate alla lettera, prendo la lettera ciò che si dice, le alzate laterali vengono fatte di trapezio. Ora, a me mi è preso un colpo personalmente, perché io, il mio trapezio, deve essere solo il mio trapezio, l'omero non lo tocca. Cioè, nel senso, l'inserzione del trapezio, ahimè, purtroppo, finisce laddove poi comincia l'origine del deltoide. Sarà che io sono strano, ma anche voler dire trapezio, dai, su, dai trapezio, alza sta spalla, alza l'omero, forza, abduci l'omero. Io, il mio trapezio, non ne vuole sapere. E allora, come è possibile dire una cosa del genere? Cioè, come è possibile che si dica che le alzate laterali dopo vengono fatte di trapezio? C'è una logica, sì, ma lo dobbiamo spiegare parecchio bene. La logica dietro questa parte, per esempio, la logica è che
il movimento di abduzione dell'omero viene consentito, oltre una certa, un certo angolo di abduzione in salita, viene consentito da un'elevazione, uno spostamento laterale dei margini inferiori della scapola. Allora, in questo è un'elevazione della stessa. Chi fa questo? Tra cui il trapezio. Allora, affinché io possa arrivare qui, non mi basta soltanto aver elevato l'omero, non mi basta perché l'omero che si trova nel cecine glenoideo andrebbe a impattare, e siccome il cecine lo chiude, a un certo momento oltre non può andare. E quindi cosa succede? L'omero viene depresso e le scapole vengono spostate lateralmente in modo tale da poter consentire questo movimento. Però, ragazzi, io no, ve lo giuro, potessi perdere i capelli se mezzo. Così non vale. Così non vale. Potessi riprenderli. Ah, ecco. potessi diventare biondo se mezzo. Ecco. Cioè, il trapezio non lo sa fare. L'unica cosa che possiamo fare è coadiuvare il movimento, ed è quello per cui il termine solare non esiste. Il trapezio coadiuverà dopo una certa gradazione, un certo grado sempre di più, affinché il movimento di abduzione possa arrivare al suo massimo, che è questo. Quindi, sai, Giuseppe, scusa, termina, poi... Quindi, le strade laterali si possono fare oltre i 90 gradi? Certo che si possono fare oltre i 90 gradi, anche perché se no voi immaginate... Immaginate, ho visto dei commenti di qualcuno che diceva: ma a 90 gradi è pericoloso. Io immaginate la gente che saluta le altre persone, no? Ciao. Occhio, non sia mai vai oltre i 90 gradi, perché se indichi il cielo è finita. Se indichi il quinto piano, dice: guarda quello, quinto piano, è finita, sei morto, cioè una spalla che ormai è moribonda, no? Giusto? Questo è incredibile, queste cose qua sono incredibili. Sai, dipendono anche queste cose, ora me lo confermerete, dipendono anche, io pure sono molto attento come voi all'uso corretto della nomenclatura, no? Per questo non mi piace sentire la parola biomeccanica quando non si fanno misurazioni, per questo non mi piace commentare senza i termini dell'educazione fisica determinati movimenti. Per questo nel mio corso in L22 c'è tutta una parte sul lessico corretto del movimento. Queste sono cose giuste che nascono ovviamente sempre da utilizzi errati, perché avrebbe senso tutto quello che la spiegazione anatomica che hai fatto è perfetta. A questa poi andrebbe aggiunto il fatto che la pronosupinazione non avviene per attivazione di, quindi quello che dicono: ma io muovo l'avambraccio, ma se muovi l'avambraccio non è mosso dal deltoide, quindi già lì abbiamo una disconnessione anatomica. Terzo punto, poi tra l'altro dipende sempre dalla tipologia di oggetto, di mezzo allenante che utilizzi, perché se utilizzi un peso libero oltre un certo angolo cambia la verticale della gravità di quel peso, e quindi è normale che ci sarà una attivazione differente del deltoide in base al cambio di questa posizione. Ma se si utilizza un macchinario a cavi o un elastico, la tensione rimane per più a lungo, quindi di conseguenza c'è sempre un errore all'interno del mito. Come dicevate voi, c'è sempre un sottomito. Quindi l'invito che io voglio fare in questo momento, non mi rivolgo ovviamente a voi, ma prendo lo spunto per tradurlo verso gli studenti, l'invito che faccio è sempre quello di essere molto attenti nella descrizione di un esercizio e nel sapere come quell'esercizio in realtà sta lavorando, e calare in maniera intelligente quelle tipologie di informazioni all'interno del mezzo allenante che usate, all'interno del contesto allenante che avete, se state facendo prestazione, se state facendo prevenzione, se state facendo attività adattata, se state facendo attività per la terza età, eccetera, eccetera, per calare quell'informazione e renderla intelligente. Potevo dire funzionale, ma poi succedeva. No, poi il mio computer andava in tilt. Sì, scoppiava la connessione. No, l'ho detto per scherzare, ma per rendere quell'informazione intelligente. Quindi e lo studio, per l'appunto, del movimento, delle caratteristiche del movimento, secondo me, ovviamente, è stato spiegato benissimo. Vi chiedo l'ultimo mito. Io andrei avanti per ore, ma insomma, diciamo... Stefano voleva aggiungere qualcosa. Scusa Stefano, non ti avevo visto, perdonami. No, perché la tua descrizione è perfetta e mi fa sempre pensare quando mi è nata l'idea di questo libro. Lo sai che commento faccio spesso ai miei giovani studenti, proprio giovani?
io ci sono stato quasi male nella mia carriera più logicamente per età più lunga, pensavo non ce ne fosse più bisogno di spiegare certi miti. Ci sono rimasto malissimo perché vedi quella cosa che ha detto Giuseppe Massimiliano, della capacità di prendere delle nozioni e calarle con logica. Dentro le palestre, allora, se tu facevi le alzate laterali, arrivavi qui, perché il trapezio non devi. L'altro esercizio che facevi partiva da qua in su, perché tu dovevi spingere, ma il deltoide, loro, erano ancora quelli, il tuo deltoide, il tuo trapezio, la tua scapola, il tuo. Quindi tu bloccavi, diciamo col mono articolare l'esercizio qui, facevi il pluriarticolare e andavi da qui in su. Cioè quello che escludevi prima, cioè mancava proprio un ragionamento logico, che è quello che tu hai consigliato, no? Tu cala cosa usi, chi sei, quale obiettivo vuoi, che è una banalità che si è persa in questi anni, secondo me. Si è persa perché rispetto a quando ho iniziato a studiare io, non avevamo i mezzi, gli studi scientifici, PubMed, le riflessioni, l'online, i confronti. C'era un libro, c'era Fisiologia delle cervelli, o se no c'era Di Prampero, oppure c'era. E quello tu avevi, punto. E un libro di anatomia, dovevi tradurlo tu nella pratica. Non c'era quello che stiamo facendo oggi. Sì, infatti quello che dici assume del paradosso oggi, perché sembrerebbe quasi strano che con la possibilità di informazione che abbiamo oggi siamo qui a smontare dei miti, ma fuori da qui, magari in questo stesso momento, c'è un corso di formazione che dice esattamente quello che stai dicendo perché si continua ad andare con quella logica. Quindi l'invito agli studenti è proprio cogliere il razionale che è dietro a un consiglio e non perché siamo docenti, sicuramente diciamo la verità. Posso anche io dire degli errori per primo, e quindi di conseguenza il suggerimento è proprio quello di prendere in considerazione in maniera attenta ciò che viene detto. Vediamo, c'è una domanda, c'è un'osservazione che dice. Michele dice abbiamo Michele tantissime Simoncelli che dice: informazioni. abbiamo tantissime informazioni, esatto, ma è altresì difficile trovare l'informazione di qualità. Michele, sono totalmente d'accordo, ma infatti è nella mia idea fare altri incontri di questo genere sulla selezione delle fonti, dove credo che Giuseppe sarà nuovamente invitato, se ne hai piacere, per far capire Certamente. come selezionare le fonti, perché esiste sì la ricerca scientifica poi va tradotta nella pratica, ma esiste prima di tutto la conoscenza e la logica di quello che stiamo facendo. Quindi è una giusta osservazione e mi metto a disposizione tua, ovviamente, essendo studente IUL, mi metto a disposizione per darti informazioni in questo senso. Io vorrei Una andare, cosa, dici Max. siamo in chiusura, una cosa secondo me che troverete nel libro leggendo e che Luca ha già letto, è che nel 90% dei casi, al termine di ogni capitolo, non trovate mai devi fare questo, non devi fare questo, per rispondere anche a Michele. Nel senso che, facciamo un esempio, abbiamo analizzato gli studi relativi all'allenamento, facciamo allo squat, il gluteo si attiva sì o no? Abbiamo trovato magari 3, 4, 5 studi nei quali ha collaborato anche Luca parlando di rialzo sotto i talloni e scarpe basculanti. Non abbiamo fatto una furbata, nel senso per portare acqua al nostro mulino abbiamo citato solo due studi che magari facevano comodo a noi e i tre che dicevano la cosa opposta, invece vabbè, non li abbiamo trovati. Nel libro trovate sia la tesi che la cosiddetta antitesi, nel senso che ci sono alcuni ricercatori che hanno indagato e hanno effettivamente valutato un'attivazione del grande gluteo, del medio gluteo nello squat, altri invece che hanno trovato un'attivazione maggiore nel quadricipite, altri ancora nell'ischio crurali. È ovvio che diventa molto interessante capire, come abbiamo scritto nel libro, quali siano i soggetti che hanno effettivamente esaminato. Cioè, se tra me e Luca dovessimo valutare la precisione a canestro nel tiro da tre, io posso valutare la mia precisione rispetto a quelli del mio condominio. Zamb che giochicchia magari rispetto a quelli della provincia e Luca che è un super campione di basket, perlomeno magari a livello regionale. Vale la stessa cosa negli studi, no?
Quindi devo sempre cercare di capire se quel soggetto che sto allenando in quel momento, in quale realtà devo calare quel soggetto. Non posso valutare quel soggetto prendendo uno studio sui rugbisti neozelandesi e immaginare che quel mio soggetto, che magari non si è mai allenato, possa ottenere lo stesso beneficio, la stessa attivazione, la stessa biomeccanica, tra virgolette, del movimento, perché ovviamente parliamo di persone completamente diverse. Quindi è assolutamente vero ricercare informazioni di qualità, e noi abbiamo cercato nel nostro piccolo, con quasi 2 anni di lavoro, di fornirvi davvero anche più di, credo, 150 review che possano far luce su alcuni argomenti spesso abusati o travisati. Ottima, ottima osservazione, giustissima. Tra l'altro avete, diciamo, spaziato, ecco, come diceva anche Stefano precedentemente, avete correttamente spaziato dai presupposti del movimento, quindi la corporeità, la parte del corpo, alla parte dell'allenamento con i sovraccarichi, passando e arrivando poi anche ad aspetti legati all'alimentazione, dove nessuno, e lì sopra non c'è scritto cosa una persona deve mangiare, ma semplicemente ci sono, visto che nel mondo del fitness, nel mondo dell'attività fisica, la nutrizione, bravissimo, è collegata, c'è una grande vicinanza, e a volte anche lì ci sono degli improvvisati che danno indicazioni, e quindi è giusto dare delle informazioni, quantomeno è giusto saperle, poi dopodiché per applicarle ci sono altre figure professionali, quindi questo è l'aspetto più importante. Io, ripeto, vorrei fare un ultimo mito, un ultimo, se me lo concedete, quindi cerchiamo di andare veloci per poi andare ai saluti. Allora, io l'ho dovuto selezionare con tanta attenzione, eh. Ero indeciso, vi dico tra quali ero indeciso, tra la forza lenta e veloce, tra lo stretching e le ginocchia dello suo squat oltre la punta, però alla fine ha vinto lo stretching. Quindi, visto che siamo in serata, diteci se lo stretching, rispondete alla domanda più sciocca che ci viene fatta durante ogni lezione. Professore, ma è vero che lo stretching fa bene o fa male? La Cioè, domanda adesso però. domanda che richiede 3 mesi di lezioni. Sì, no, 50 Io anni. dico solo un minuto, poi lascio la parola. Vai. Siccome io innescavo nei due scrittori qui Sì. presenti, Marx e Massimiliano, la memoria storica, per esempio, io cosa ho vissuto rispetto a loro? Ho vissuto che anni 90. Sempre comunque, prima, dopo, durante, cioè tu dovevi andare a correre deltoide posteriore. Sì, Perché tu, no, anche qui. cioè, tu capisci, tu, cioè, 4 esercizi, qualsiasi cosa tu dovessi fare, non si negavano a nessuno perché ti riscaldavi e faticavi. Poi sono arrivati gli anni 2010, sei matto, lo stretching, non muovi più il bilanciere, non esprimi la forza, non succede più niente, mai stanne lontano. E adesso finalmente, grazie a pubblicazioni, diffusione e cultura, si è aggiustato il tiro. Quale stretching, per chi, in quale momento, per fare cosa? Sì, ma ci sono. Tra l'altro, passati questi dati ai miei due super scrittori, fatta l'introduzione, troviamo uno studio, che è l'unico grafico di uno studio originale, dove gli autori, molto più scienziati di me, di noi, facevano la stessa cosa storicamente. Sì, tra l'altro do subito la parola a Giuseppe, e voglio sottolineare un aspetto importante. La domanda l'ho volutamente fatta nella modalità con la quale spesso la riceviamo, perché la domanda che spesso si riceve è proprio questa, ma lo stretching fa bene o fa male? La domanda è sbagliatissima, è come dire ma andare al cinema fa bene o fa male, cioè ha la stessa identica valenza, non ha senso la domanda, e quindi chiedo a Giuseppe di spiegare perché la domanda non ha senso. Lascio che la spieghi Massimiliano, vai Massimiliano, via. Massimiliano. Una cosa interessante di questo capitolo è, così non lo spoileriamo tutto, per esempio lo stretching statico, se fatto prima della prestazione di forza, effettivamente la ricerca ci dice che la forza espressa tende a decrementare. Anche lì bisogna ovviamente contestualizzare, no? Se arriva da noi una persona che non si è mai allenata, 10 minuti di stretching prima di fare qualche pesetto, cambierà la sessione d'allenamento? Probabilmente no, perché è così ben allenato che anche 10 minuti di stretching diventano fortemente allenanti. Quindi, come sempre, bisogna contestualizzare.
Io più che rispondere al se fa bene o se fa male, la prima domanda che tenderei a pormi è: serve su questo mio cliente? Cioè, ha una mobilità alterata a livello delle spalle? Ha il grande pettorale, il gran dorsale, che effettivamente sono particolarmente rigidi e corti, per dirlo in gergo da campo, ma effettivamente potrebbe aver senso poter strecciare questi muscoli, perché poi sul medio-lungo termine, tra virgolette, male non fa, se parliamo del fitness. Una cosa molto interessante che negli ultimi anni sta venendo a galla è come, ad esempio, nei soggetti ipertesi o nei soggetti con problemi cardiovascolari, lo stretching apporti un grande beneficio. Quindi io mi allontanerei dall'idea dello stretching toccasana per magari ridurre gli infortuni, perché si è visto che non è assolutamente vero, e mi sposterei verso più un'ottica preventiva, perché magari poi chi avrà voglia di fare la magistrale o di specializzarsi nelle scienze motorie, noi secondo me abbiamo un grande vantaggio di poter lavorare in prevenzione e di poter lavorare nel post-operatorio, nel post-acuto. Purtroppo, secondo me, molti scienziati motori decidono di lavorare proprio nel mezzo, dove in teoria si è in carico alle professioni sanitarie, ma ipotizzando la popolazione generale, è vero che molta gente è patologica, però sicuramente è molta di più la gente che ha bisogno di prevenzione e la gente che ha bisogno di restare in forma a lungo termine anche nel post-operatorio, nel post-acuto. Quindi questa è una riflessione che parte dallo stretching, ma poi, come dire, si abbraccia tutto il mondo delle scienze motorie, quindi il nostro bagaglio culturale si chiama scienze motorie, perché è bene conoscere l'anatomia, la fisiologia e quindi poi teoria e metodologia dell'allenamento, teoria e metodologia del movimento umano. Questi secondo me sono i quattro pilastri fondamentali. Poi tutto il resto viene costruito su queste forti basi che ognuno di noi dovrebbe avere, non dovrebbe mai dimenticare, ecco. Condivido, confermo, peraltro anzi ti dico che nel nostro corso in IUL ha anche una forte caratterizzazione l'aspetto pedagogico che è legato alla metodologia, alla teoria e alla metodologia dell'insegnamento, che poi dopodiché spesso ce ne dimentichiamo, ma fa parte in maniera importantissima di come noi passiamo l'informazione al nostro utente, chiunque esso sia. Bene, ragazzi, io ho passato un'ora veramente... Luca, mi fai fare due chiacchiere proprio tecniche sul libro, così... Certo, sì, spiegacelo un attimo. Spieghiamo al volo. Allora, il libro si chiama 50 miti del fitness e noi siamo i tre autori, Stefano Zambelli, Massimiliano Mazzilli e Giuseppe Coratella, con le presentazioni che ci siamo già fatti, quindi non vado avanti. E questi sono un po' i numeri del libro. 500 pagine divise in capitoli, tranquilli, non dovete leggere tutto un fiato. Il numero di referenze è veramente importante. E le immagini originali, soprattutto nella sezione esercizi, anzi, della sezione esercizi, ci tengo a dirlo, che sono state fatte in Tecnogym, cioè la sede della Tecnogym a Cesena. La Tecnogym è l'azienda più importante al mondo del macchinario del fitness e ci ha dato l'opportunità di fare le foto presso il suo showroom e soprattutto di presentare il libro in Tecnogym. Noi l'abbiamo presentato il libro il 4 dicembre nella sede centrale della Tecnogym. Il libro è suddiviso in quattro sezioni, la sezione corpo umano, che è relativa ai principali miti della fisiologia, biologia, biochimica, anatomia, la sezione esercizi, quella che mi piace di più perché io vengo da quel mondo, la sezione allenamento sia di forza che di endurance e la sezione alimentazione. La sezione alimentazione, così come alcuni altri, ma in particolare i capitoli della sezione alimentazione, sono stati fatti sempre insieme a biologi, nutrizionisti o medici, perché nessuno di noi tre è biologo e quindi ci siamo avvalsi così come abbiamo fatto in altri casi, ci siamo avvalsi di chi è esperto per davvero di quell'argomento. Non c'è stato ma abbiamo preso che i biologi che abbiamo ritenuto esperti in quell'argomento. Quindi ogni biologo ha fatto un capitolo. Consentimi Giuseppe una precisazione su questo aspetto per i miei studenti. Questa cosa che ha sottolineato il collega è un aspetto importantissimo, perché nonostante Giuseppe sia un ricercatore, Stefano insegna, Massimiliano insegna, eccetera, quindi sono persone che comunque sanno andare a leggere un articolo, si sono comunque premurati di avere una collaborazione con chi è del settore. Questa cosa è fondamentale, l'attività collaborativa, non perché noi di scienze motorie dobbiamo sempre sentirci
un gradino sotto gli altri. No, semplicemente perché è la collaborazione che porta al risultato, perché non si può sapere di tutto. Scusami l'interruzione, ma lo ritenevo fondamentale da sottolineare. Sì, ma tra parentesi, noi non sappiamo tutto di tutto, neanche nei nostri ambiti. Ognuno di noi tre ha Esatto. imparato qualcosa mentre scrivevamo il libro. Io sono esperto di alcune cose, e allora Stefano e Massimiliano hanno imparato alcuni aspetti. Abbiamo perso Giuseppe. Alcuni Abbiamo perso aspetti Giuseppe. e viceversa, credo volesse dire. Sì, esatto. Abbiamo perso Giuseppe, evidentemente aveva qualche piccolo problema di connessione, magari rientrerà. Sì, ovviamente quello che ha sottolineato è veramente Tra l'altro, importante e fondamentale. Stefano, vuoi Luca, chiudere tu? Ti posso lasciare l'onere della chiusura? Grazie. volentieri al vintage, al più estremo. È molto importante questa chiusura che abbiamo fatto sulle competenze, perché da sempre sembra un modo di dire, le varie figure devono collaborare. Poi all'atto pratico non lo fa quasi nessuno, anzi, ognuno difende il suo orticello. E vi posso assicurare, ragazzi, giovani all'ascolto, che è una crescita. Perché quello che stava dicendo Giuseppe, tutti abbiamo imparato da tutti, abbiamo fatto notte fonda, abbiamo chiesto ai collaboratori dei capitoli, come a Luca, in questo caso con la sua collaborazione, di romperci le scatole, di rompercele. Cosa state dicendo? Verificate questo, questa cosa qui non sta né in cielo né in terra. Mi raccomando, ditelo in questo modo e non in quest'altro. Ed è una cosa importantissima perché, sai, la lezione frontale ci sta a qualche battuta. Poi sulla carta quello che c'è scritto rimane. Quindi io sono stato estremamente soddisfatto, proprio personalmente, era un piccolo sogno per me che non sono un ricercatore, non sono uno scienziato, ho sempre fatto il divulgatore, percorrendo l'era non social dall'era social, l'era solo bodybuilding dall'era fitness, wellness e quant'altro. L'ho attraversata in modo longitudinale, come dicono quelli bravi. E ci tenevo tanto a questa cosa e sono molto contento che grazie ai miei due coautori, collaboratori e a tutti i 18 collaboratori competenti sia uscita, mi va di chiamarla opera, perché nel fitness secondo me è un'opera di questo tipo. E lo dico a Luca che è autore di più di un libro di successo, lui sa benissimo questa cosa. E quindi è una delle dei collegamenti che mi dà più soddisfazione perché l'ha fatto lui e che ha scritto libri di successo, poteva evitare, non era tenuto, non era assolutamente proprio super partes, proprio perché la collaborazione tra noi figure è fondamentale. Quindi grazie a tutti della serata. Grazie, grazie mille Stefano, davvero hai riassunto in maniera eccezionale. Bene, allora, come proprietario di casa, insomma, dell'Università Telematica degli Studi IUL, io vi ringrazio e spero che ci possano essere ulteriori webinar, magari approfondendo altri miti o decidendo di trattare argomenti ben specifici. Invito magari anche gli studenti a scrivermi in privato per email per chiedere informazioni e approfondire e andare avanti con ulteriori informazioni attraverso i mezzi del webinar e i mezzi del web che ci aiutano a divulgare informazioni. Grazie davvero Stefano, grazie Massimiliano. Giuseppe ci ha lasciato un attimo prima per motivi di connessione, ma è sempre con noi, quindi io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.